Sono Saverio Iacono, vengo dal campus universitario di Savona, faccio parte del DIBRIS, assegnista di ricerca e mi occupo con altri colleghi del 3D Lab Factory, che è un laboratorio di ricerca che appunto si occupa di mixed reality, di videomaking, droni. Tutto parte dall'immaginazione e poi la forza dell'immaginazione è quella che ci spinge a creare qualcosa di nuovo, né più né meno. Ho parlato per esempio di Morton Ehling, del suo sensorama, per poi andare oltre i primissimi visori, i primissimi occhiali magenta e ciano utilizzati per il 3D, che andavano a creare quel senso di immersività che poi è proprio della realtà virtuale, che ha trovato oggi la sua massima espressione in quelli che sono stati i visori. Il linguaggio, nel bene o nel male, cambia, e in una prospettiva di tecnologie usabili, ergonomiche, è la tecnologia che si deve adattare all'uomo, non viceversa. Diciamo che la posizione che ho io, anche come digitale umanista, è auspicare che la tecnologia diventi sempre più usabile, perché d'altronde usabile significa che sia usata da qualcuno e lo usiamo noi, lo usa l'uomo, in modo da permettere una base più ampia di poter creare. Ecco, perché quello che poi è stato un po' il discorso che ho fatto oggi: utilizzare strumenti che liberino la creatività il più possibile e riducano un pochino quello che è il salto, il gap iniziale a usare programmi che, se li vedi, ti metti le mani nei capelli, dici, non lo farò mai più, o cose del genere. La realtà aumentata e realtà virtuale hanno la grossa differenza che quando si parla di realtà virtuale si è totalmente immersi in quel tipo di ambiente. La realtà aumentata invece fa mediazione, si va a sovrapporre al mondo reale. Diciamo che in prospettiva futura quella che porterà tanti effettivi benefici a quella che potrebbe essere la vita di tutti i giorni dovrebbe essere molto di più la realtà aumentata, ossia la possibilità di integrare nuove informazioni che magari non ricordiamo in quel momento o di cui non siamo coscienti, e la realtà aumentata ci viene in aiuto a fare quella cosa non staccandoci totalmente dal mondo reale. Mentre invece, se parliamo di realtà virtuale, è importantissime, a differenza della realtà aumentata può già essere usata bene adesso, e il loro rapporto in realtà è una potenziale fusione totale che sarà poi l'extended reality, che è una cosa di cui siamo ancora all'infanzia di questo tipo di tecnologia e verrà un bel po' più in là. Quindi, cioè, mi stai chiedendo che cosa penso io rispetto a un potenziale futuro distopico, se ho capito bene la domanda? Guarda, io ti posso rispondere solo in un modo. Fondamentalmente, la tecnologia ci dà forza, la forza consente il dominio spalanca le porte dell'abuso. Thank you.